Noi abbiamo opposto resistenza perché c'era una nave militare che era vicino a noi e aspettavamo che loro intervenivano. E nel frattempo non sono intervenuti perché aspettavamo sempre a loro che prendevano qualche iniziativa per aiutarci. E nessuno ha preso iniziativa. Niente, loro incominciavano sempre a fare fuoco su di noi fino a quando il comandante è stato ferito e poi ci siamo fermati. Ricordiamo che voi eravate in acque internazionali, quindi non in acque libiche. Sì, per noi sì, perché eravamo a 50 miglia dalle coste libiche. All'inizio magari erano dei colpi più leggeri, ma poi hanno cambiato. E hanno sparato alla cabina? Sì, sempre alla cabina hanno sparato. Ci sono 5 vetri rotti, bucati, e di dentro tutte le schegge dei proiettili, la televisione bucata. E la porta bucata. E il comandante è rimasto ferito. A quel punto sono saliti a bordo i libici. Sì, abbiamo arrestato le macchine e ci siamo fermati noi.